Giulio Rappai ha esordito ufficialmente in prima squadra nel weekend di Francavilla, era una prima volta per te, parlaci delle tue sensazioni e delle tue emozioni. Allora, è stata una bellissima esperienza perché sono partito per la prima volta col gruppo, e ho fatto una bella trasferta, ho esordito a 2.55 alla fine, ma sono state bellissime emozioni perché la prima volta entravo in una Lega al di fuori delle Under. Poi esordire in Serie B è stata una bella esperienza. Era già una bella esperienza partire con la squadra, ma in realtà ti aspettavi poi alla fine di giocare anche quei due minuti? Ma sì, ragazzi mi avevano avvertito prima della partita che era una partita dove potevo entrare e fare anche qualcosa per mettermi in evidenza. A 5 minuti alla fine già Teo Gottini mi diceva di riscaldare perché se facevo brutte cose in campo, mi avrebbe dato il resto. Già a 3 minuti vedevo il coach che si muoveva verso le mie direzioni. Ovviamente quando mi ha chiamato ho detto mamma mia, adesso che devo fare in campo. Sono entrato, però sono andato al cambio, da là non ho visto più niente, mi sono concentrato e sono andato bene, C'è qualcuno tra i tuoi allenatori che intendi ovviamente ringraziare per questo traguardo che hai tagliato, un processo di crescita che comunque prosegue perché tu giochi ancora per l'Under 19? Beh, in primis ringrazio coach Marletta, mi ha dato questa opportunità, e dopo devo sicuramente ringraziare coach Vallesi, che da 2 anni che mi segue e mi fa lavorare molto anche sui fondamentali già dall'anno scorso della Serie C, e lo ringrazio molto per quello che mi ha insegnato.